ma non sono state ancora prese, credo, decisioni. Grazie. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni frena. La nomina del prefetto di Roma Franco Gabrielli a commissario per il giubileo straordinario non è cosa fatta, come riportato da Repubblica e Corriere della Sera, mentre il Campidoglio smentisce il disappunto di Ignazio Marino per il decreto che Palazzo Chigi starebbe mettendo a punto. Le frasi virgolettate attribuite al sindaco di Roma, in alcuni articoli comparsi oggi, a proposito dell'irritazione nei confronti del governo sull'organizzazione del giubileo, si legge nel comunicato del Campidoglio, non sono mai state pronunciate da Ignazio Marino e sono quindi prive di fondamento, così come la costruzione di qualsivoglia retroscena su misure amministrative che non sono ancora state prese e su cui Comune e Governo lavorano insieme da tempo. Ma dell'ipotesi di affidare a un commissario, il prefetto di Roma Gabrielli, già responsabile della protezione civile, la gestione delle risorse del giubileo, si sarebbe parlato ieri in Consiglio dei Ministri, rinviando la decisione alla riunione successiva. I 490 milioni destinati all'anno santo per la misericordia, proclamato da Papa Francesco, che arriverebbero con fondi straordinari e allentando i vincoli di bilancio imposti al Campidoglio, sono stati stralciati dal decreto enti locali, finiranno in un provvedimento apposito che potrebbe essere varato dopo lo scioglimento del nodo del commissario. Ruolo che Ignazio Marino ha più volte rivendicato per sé, anche perché nel giubileo del 2000 fu l'allora primo cittadino, Francesco Rutelli, a esserne investito. Per il Campidoglio affidare la partita al prefetto significherebbe depotenziare il sindaco, sconfessare la linea di pieno sostegno a Marino da parte del PD di fronte all'incalzare dell'inchiesta di Mafia Capitale, anche per scongiurare l'onta internazionale di uno scioglimento del Consiglio Comunale. Per Palazzo Chigi, invece, la scelta del commissario per il giubileo sarebbe un sostegno a Marino, che è estraneo allo scandalo, ma deve fare i conti con un'assemblea capitolina e una macchina amministrativa falcidiata dagli arresti. L'opposizione continua l'assedio al Campidoglio, il semicommissariamento è inaccettabile, il comune va commissariato del tutto, dice Maurizio Gasparri, Forza Italia. Mi pare ovvio, commenta la pentastellata Roberta Lombardi, che una decisione come questa certificherebbe l'inadeguatezza del sindaco Marino e sarebbe solo il preludio del commissariamento di tutto il Consiglio Comunale.